detto che mi interessa. Signor Ministro, allora Peppe Paino, Gazzetta del Sud e Televisole. Le volevo chiedere innanzitutto una conferma sul fatto che appunto per quanto riguarda questi interventi che il Comune dovrà presentare, se saranno appunto finanziati nel piano per il Sud. Ci sembra di capire che sarà così, no? Quali interventi? Interventi di messa in sicurezza dei torrenti e delle zone a rischio. Quelli aggiuntivi? Sì. Certo, intanto bisognerà prepararli, ma comunque quello potrebbe essere il contesto. Un'altra questione che esula un po' da quello di cui stiamo parlando è la questione del divieto di combustione di sfalci, potature, paglia a seguito di un decreto legislativo che sta creando parecchi problemi nelle isole, anche per i nubifragi che rischiano di trascinare tutta questa roba nei centri abitati. Cosa ci può dire in merito? Conosco questa situazione, è uno degli argomenti sui quali stiamo cercando di intervenire, tenendo conto della normativa europea, in maniera tale da superare il problema. Però dobbiamo rispettare anche le normative europee che sostanzialmente impediscono la combustione spontanea, per così dire, perché si tratterà di organizzare il sistema della raccolta di questo materiale in maniera tale che possa essere convogliato in siti idonei poi per la loro gestione. Per quanto riguarda i danni di questo nubifragio si è parlato di 30 milioni di euro. Lei dopo una settimana cosa ci può dire? Anche perché c'erano state delle dichiarazioni un po' tra virgolette polemiche da parte sua, ma non tanto, in relazione poi al milione di euro da investire. No, non polemiche assolutamente. Io guardando le informazioni che avevo ricevuto ho osservato che a fronte di questa stima di 30 milioni di euro di danni, di cui però non ho i riferimenti, nel senso che non ho visto un rapporto, ho osservato che un investimento modesto avrebbe potuto probabilmente evitare, ma questa è una regola, non è un caso di Libari. In generale avviene che i danni che si generano a seguito di eventi estremi, eventi climatici estremi, avrebbero potuto essere prevenuti con investimenti molto meno onerosi dei costi che si devono sopportare. Dopo. Ministro, mi scusi, Sarpi, tutto qua. Sarpi, Gazzetta del Sud e Euronews. Beh, non sembra di essere un po' il cane che si morde la coda in questo caso? Lei parla di investimenti che possono essere fatti sul territorio, ovviamente non nella sua persona, ma noi abbiamo dei bei soldini messi da parte che non riusciamo ad utilizzare per la messa in sicurezza del territorio, proprio perché il governo li blocca con il patto di stabilità. No, ecco, vorrei essere chiaro su questo. Questo non è il governo, questo è un vincolo che noi abbiamo con l'Unione Europea per legge del Parlamento, è una cosa diversa. Il governo sta cercando di trovare una forma per rendere più flessibile questo vincolo, e la prima iniziativa che abbiamo preso è stata proprio a livello europeo, perché abbiamo chiesto a livello europeo di liberare dal vincolo del patto di stabilità gli investimenti che servono per la realizzazione delle infrastrutture, per la crescita e la messa in sicurezza del territorio del nostro paese e l'infrastruttura per la crescita. Stiamo lavorando in questa direzione. Ma non era assolutamente una critica al vostro governo, piuttosto al governo del passato che non si è mosso così come vi state muovendo voi. Lei ha parlato di un comune virtuoso. Questo significa che il Comune di Libari potrà avere una via più facile per accedere allo sblocco di questi fondi? Beh, sicuramente se c'è una possibilità di ridurre i vincoli del patto di stabilità, questa riguarda comuni virtuosi, mentre invece evidentemente è un po' difficile liberare dai vincoli del patto di stabilità comuni che non hanno una gestione amministrativa e contabile in ordine. Ha avuto parole d'elogio per l'intervento della pubblica amministrazione, ma anche dei privati e delle forze dell'ordine sul territorio. Quando si lavora in sinergia si può ottenere qualcosa anche a costo poi magari di fare passare sott'ordine quello che è accaduto? Beh sì, è ovvio che se si mettono insieme competenze, risorse,
delle amministrazioni pubbliche e di imprese private si riesce a lavorare meglio. I risultati sono più sicuri dal punto di vista, diciamo, degli effetti positivi. Qui mi pare che sia venuto. Lei ha detto pubblicamente che si impegnerà fino alla fine del suo mandato, chiaramente, per risolvere i problemi che sono stati avanzati. Può concretamente prendere questo impegno? L'ho già preso. E comunque no, perché chiaramente, come diceva l'assessore prima. Io non sono in campagna elettorale. Lo capiamo. Però qui alle Eolie. Non ho di voti, io vi dico quello che voglio fare, spero di farcela. Qui alle Eolie siamo un po' scottati perché abbiamo avuto processioni nel passato. Purtroppo no, io lo capiamo. Da tecnico. Un giudizio che si è fatto dopo questo sopralluogo sul territorio, ne ha parlato durante l'incontro in aula consigliare, lei ha parlato di un territorio fragile, noi diremo dalle mille fragilità. Io non ho avuto tempo per contarle tutte, devo dire però che è un territorio sicuramente fragile, di diverse criticità che possono essere messe, come è già avvenuto, in evidenza maggiore in presenza di eventi estremi, di eventi climatici estremi, e credo che, siccome fra l'altro in particolare quest'isola è un'isola importante, credo che sia una delle isole più abitate, una delle piccole isole più abitate nel Mediterraneo, credo che sia assolutamente urgente assumere consapevolezza che la fragilità di questo territorio mette a rischio anche la sicurezza di migliaia di persone. Signor Ministro, l'ex sindaco parlava di legge sulle isole minori, l'attuale sindaco invece propone una legge ad hoc o una normativa primaria per quanto riguarda le emergenze di questo territorio che scadranno a fine anno. Lei sente di poter suggerire quale strada per arrivare prima alla soluzione dei problemi? Ma noi la strada l'abbiamo già indicata, perché abbiamo deciso che la competenza per la gestione anche di situazioni di emergenza va riportata nelle mani delle amministrazioni competenti. Il sindaco ha citato una certa problematicità nella identificazione del sito per il depuratore, perché ci sarebbe una possibile sovrapposizione e competizione con l'insediamento artigianale dell'area artigianale. Questa è una decisione, quella dell'individuazione del sito, che è stata presa da un commissario, perciò da una autorità esterna all'amministrazione ordinaria. Probabilmente, se invece questa responsabilità fosse stata assunta dall'amministrazione ordinaria, questo conflitto non ci sarebbe. È un caso molto concreto per dire, nel momento in cui noi abbiamo deciso di riportare le competenze nelle mani delle amministrazioni ordinarie, lo abbiamo fatto perché riteniamo che sia giusto che le scelte, le decisioni che riguardano gli interventi nei territori debbano fare riferimento alle amministrazioni che hanno avuto il mandato elettorale di governare. Questo è chiaro, però mi consenta, signor Ministro, se dal Consiglio di Stato uscirà fuori che quel depuratore dovrà essere fatto in una zona che non sta bene a un comitato di 300 cittadini, lei capirà bene che in quest'isola scoppierà una sorta di guerra, perché questo è un problema che è stato dibattuto a lungo. Ecco, e quindi questa amministrazione si troverà in una posizione di forte difficoltà. Io non voglio entrare nel merito della decisione del Consiglio di Stato, dico solo che decisioni che riguardano gli usi del territorio di qualsiasi genere, compreso anche quella di fare un'area artigianale piuttosto che un depuratore, o di fare un depuratore e un'area artigianale, e le decisioni sulla localizzazione di questi interventi
devono essere riportate nelle mani di chi è stato eletto dal popolo. Questa è la mia indicazione ed è per questo che noi abbiamo deciso che al 31/12/2012 i commissari straordinari per l'emergenza finivano il loro mistero. Un'ultima cosa, signor Ministro, la ringrazio, riguarda, le cave di, riguarda le cave di Pomice. Lei è un profondo conoscitore di Liberi e delle Olie. Dal 2008, dalla fine dell'escavazione, queste cave sono abbandonate. Nel corso dell'estate degli escursionisti si sono persi e stavano anche perdendo la vita e devono ringraziare i vigili del fuoco. Cosa si sente di proporre per il recupero di questa zona? Cioè, una riconversione in questo momento sembra utopistica o no? Fra l'altro è un territorio che è proprio al centro di quel famoso titolo di patrimonio dell'umanità, perché lì sopra c'è il cratere di Monte Pelato. Quella è una risorsa incredibile. Allora, io penso che quello sia un posto straordinario. Credo che bisognerebbe trovare il modo per valorizzarlo. C'è insieme archeologia industriale, un ambiente naturale particolare, forse unico. Credo che ci siano dei contenziosi ancora aperti, da quello che ho capito, che in parte limitano l'uso. Io non so se esistono già dei progetti, ma quello che mi sentirei di dire, facciamo un progetto, ecco, di valorizzazione. Ma vanno messi prima in sicurezza, sono zone. C'è un problema della messa in sicurezza. Per fare un progetto bisogna anche considerare la messa in sicurezza, non sono cose separate. Signor Ministro, un'ultima domanda per chiudere. Lei diceva, così come già ci aveva anticipato qualche giorno fa il sindaco di Lipari, che al 31 di dicembre cesseranno tutte le emergenze, però contestualmente... No, non cesseranno le emergenze. Cesseranno i commissari per le emergenze. No, speriamo che cessino anche le emergenze, anche se quello è solo augurarselo. Dicevo, cessino i commissari per le emergenze, però il sindaco di Lipari a un certo punto di vista chiedeva una normativa particolare per fare fronte a delle situazioni che sino a questo momento sono state tenute a bada, me lo passi, con il famoso ticket. Guardi, questo non è un tema che riguarda soltanto Lipari, perché il passaggio da una gestione straordinaria a una gestione ordinaria riporta nelle responsabilità delle amministrazioni e perciò nell'ambito dei poteri ordinari attività che sono state gestite diversamente. E noi dobbiamo caso per caso individuare le soluzioni che consentano che non soltanto ci sia un trapasso ordinato tra un sistema di gestione a un altro, ma che ci siano anche degli strumenti che consentono di agevolarla. Se questi strumenti devono essere delle norme piuttosto che delle direttive, piuttosto che degli accordi di programma, questo lo vedremo caso per caso. Grazie. Grazie. Grazie.